Dunque, il lavoro di oggi è quello di terminare l'esercizio che ci eravamo dati sui tirocini e i punti che ci mancano sono la definizione dei mockup dell'interfaccia e i KPI del processo. I mockup relativi ovviamente a questo caso d'uso che abbiamo analizzato e dettagliato ieri. Quindi parto chiedendo se ci sono ancora dei dubbi e dei chiarimenti su questo scenario, o se no lo diamo per buono e costruiamo l'interfaccia, cominciamo a costruire, a immaginare l'interfaccia relativa allo stesso. Interfaccia relativamente semplice, nel senso che abbiamo a occhio e croce due mockup da creare, uno relativo ai passi 2 e 3, nel quale, come sempre, il passo 1 è precedente, no? È l'esito di un'azione precedente che svolge l'utente sui menu di sistema, sulla scelta delle funzioni a livello di sistema informativo. Punti 2 e 3 invece sono la presentazione da parte del sistema dell'elenco delle richieste e il fatto che lo staging job sceglie una richiesta dell'elenco. L'elenco, come dice il nome, è una lista in qualche modo che deve mostrare per ciascuna richiesta alcune informazioni essenziali che permettano un attimo all'attore staging job di riuscire a valutare quale scegliere per prima. Informazioni, diciamo così, minime. Potrebbero anche essere 1, 2, 3, 4, 5 opache, ma in questo caso abbiamo scelto di dare un elenco, diciamo così, un pochino più informativo. Quindi, qui deve esserci la generazione dell'elenco, dobbiamo decidere come visualizzarlo e poi come dare allo staging job la possibilità di scegliere. Scelta la richiesta, si passa a una seconda videata, a una seconda mockup, per la quale prepareremo un secondo mockup, che è relativo ai passi 4-5 oppure 4-5-1. 4-5 perché è il passo nel quale il sistema costruisce i dettagli con tutte le informazioni che possono servire per comprendere i dettagli della richiesta e soprattutto dello studente che ha fatto questa richiesta. E poi deve esserci la possibilità per l'utente di approvare o non approvare, cioè rifiutare la richiesta. Possiamo anche chiederci a livello di mockup se vogliamo esplicitare anche la possibilità di non far nulla. Nel senso che l'utente, il sistema informativo, non ha mai la pistola puntata alla testa. Per cui se si trova di fronte a una videata con su scritto approva, rifiuta, non c'è nulla che lo obblighi a premere uno di quei due tasti, potrebbe benissimo alzarsi, spegnere il computer e andare a casa. Per il fatto che siamo arrivati qui e il nostro scenario preveda queste due uscite, non implica, no, che l'utente, c'è lo scenario, dobbiamo immaginarci che in ogni momento può essere interrotto, per il semplice motivo che l'utente, in questo caso stage in job, lo studente, l'attore, interrompe di interagire, smette di interagire col sistema informativo. Questo non lo dobbiamo prevedere esplicitamente, perché è insito nella natura dell'interfaccia. Se vogliamo, però, possiamo a livello di interfaccia rendere esplicita la cosa. Cioè, se tu sei andato qui solamente per vedere i dettagli della richiesta, ma in quel momento non sei pronto, non hai voglia, non hai tempo di pensarci per poter dare un sì o un no, sai che puoi sempre abbandonare, però un conto è farti abbandonare facendoti chiudere il browser e rientrare dopo, no? Un conto è invece magari aggiungere a livello di interfaccia un tasto annulla, che poi di fatto non fa nulla di più che se non normalmente cliccando sulla home del sito torno indietro e abbandono la procedura che avevo in corso. Questa non è un'azione all'interno del caso d'uso, è un'azione di interfaccia, se vogliamo aggiungerlo oppure no. È solo, non dobbiamo necessariamente per ogni passaggio poter dire, però l'utente questo passaggio potrebbe decidere di non andare avanti. Se lui decide di non andare avanti, il sistema informativo non lo vede, non lo sa.
non sa se si è solo addormentato e poi riprenderà oppure se ha deciso di fare altro. Ok, allora rimaniamo su 2, scusate, questa finestra devo prendere, ma questa. 2 mock-up, il primo quindi è relativo alla visualizzazione dei dettagli dell'elenco, pardon, delle richieste. Allora, richiesta, andiamo a vedere il nostro modello concettuale per capire quali sono le informazioni associate alla richiesta. Richiesta ha una sua data, ha un suo stato approvato oppure no, che in questo caso diciamo non ci interessa perché ciò che vorremmo visualizzare sono solo quelle non approvate, ovviamente, perché se non cambierebbe. La richiesta associata a uno studente è associata a una proposta da parte di un'azienda. Quindi nel generare quello che nel caso d'uso abbiamo definito l'elenco delle richieste, quali dati riteniamo utili scrivere, mostrare all'utente per ciascuna delle richieste? Secondo me la data, sicuramente, lo studente, poi possiamo decidere se mettere nome, cognome, matricola o solamente nome e cognome, il nome dell'azienda proponente, e non so che altro, nel senso che questa descrizione, per come l'avevamo discussa quando abbiamo fatto il modello concettuale, era una descrizione lunga. Non era solamente un titolo della proposta. Quindi in un elenco non ci vado a mettere una descrizione che potrebbe essere di mezza pagina. Quindi sarebbe bello vedere data, studente, azienda, titolo della proposta. Il problema è che nel nostro modello il titolo della proposta non ce l'abbiamo. Quindi possiamo decidere di aggiungerlo al modello oppure farne a meno nell'elenco. L'informazione invece, ad esempio, sul tutore aziendale non vedo come possa essere rilevante. Non ci interessa. Quindi, se vogliamo fare le cose per bene, io aggiungerei qua un titolo. Che se non sbaglio nei moduli cartacei forse c'è addirittura, anche se stanno cambiando, tanto visto che parliamo di tirocini, stanno rivedendo tutti i regolamenti di tirocinio, quindi dall'anno prossimo giù di lì non so se cambieranno in poco o in molto, ma preparatevi alle variazioni. Ok, quindi avendo aggiunto un titolo abbiamo qualcosa di un pochino più utile da mostrare. Nella nostra interfaccia, quando siamo in una funzione che è una funzione di approvazione richieste di tirocinio, giusto? E chi è entrato qua, diciamo, personale dello stage and job che è entrato in questa funzionalità, stringo un po' la finestra perché vedo che a sinistra taglia un pezzettino, e viene posto di fronte all'elenco delle proposte. Anche qua possiamo crearlo, la volta scorsa l'abbiamo fatto come sotto forma di tabella, se vogliamo qua possiamo farlo sotto forma di elenco, ma in realtà ha più senso farlo sotto forma di tabella, quindi di nuovo diciamo le cose che hanno senso. Una tabella nella quale riportiamo, abbiamo detto, i dati dello studente, anzi la data come prima cosa. Ordinate in modo crescente. Lo studente,
l'azienda e il titolo di tirocinio. Quindi la data può essere l'ultimo che è arrivato proprio stamattina, lo studente Rossi Mario, l'azienda sarà la ABC SRL, ABCD SRL, e il titolo di tirocinio è ottimizzazione logistica. Poi c'è un altro che è arrivato ieri, un'altra richiesta, da parte di Bianchi Maria, dalla società EFGH SPA, dal titolo gestione del personale, e così via. Invece di? Cioè, sì. All'esame hai la carta e la penna, quindi disegni quella tabella, sì. Cioè, fai questa cosa qui e ci scrivi dentro qualche dato di esempio. Sì, non devi riportare la sintassi. Cioè, ma è un esercizio visuale questo, quindi mostrare come appare l'interfaccia. E io purtroppo qua ho dovuto scriverlo in quel modo. E dopodiché devo permettere all'operatore di selezionare una di queste voci. Allora, questo è prima del caso d'uso. Noi siamo dentro un caso d'uso nel quale è già stato deciso, no? Esatto, abbiamo già scelto. Andranno poi, ma queste fanno parte... Queste sono le azioni, ieri dicevamo, di senso compiuto che gli operatori possono fare. A monte di questo deve esserci quello che avevamo accennato chiamando l'architettura dell'informazione, cioè un sistema di menu che ti permette di attivare queste cose. Allora, quello non descriviamo come casi d'uso, cioè non andiamo a descrivere il caso d'uso, l'operatore sceglie dal menu questa voce piuttosto che quest'altra. Andrà progettato quando uno progetta l'interfaccia che ci sia un modo per attivare questi casi d'uso. Noi qua partiamo dal caso d'uso già attivato. No? Quando abbiamo descritto il caso d'uso l'abbiamo anche... Dov'è? Abbiamo dato dei prerequisiti, ad esempio. Per cui noi siamo già arrivati qui sapendo che l'utente ha scelto di fare una funzione, ma che il sistema ha già verificato che l'utente, che aveva senso che l'utente facesse questa richiesta. Ok? Sicuramente serve, non è diciamo, lo svolgimento del caso d'uso. Noi non facciamoci ingannare, no, da questa cosa che sembra una pagina web completa. In realtà questa pagina web avrà una cornice sopra e a sinistra con i menu, con le voci per poter scegliere le varie funzioni. Semplicemente noi qua non la possiamo fare perché non è un requisito specifico di questo caso d'uso. Come faccio a scrivere il menu se non so qual è l'insieme totale di tutte le funzioni? Potrei farlo solamente quando avrò, diciamo così, a livello non funzionale l'elenco totale, ma non impatta, no, sulla funzionalità del singolo caso d'uso. Quindi è una cosa che noi vediamo come precedente. Esiste, deve esistere, ma non è dentro lo svolgimento del caso d'uso. Quindi ci chiediamo quando l'utente decide di entrare in quella funzione, come fa? Quindi sicuramente ci sarà una pagina però da progettare, di login del Stage and Job, che gli presenta tutte le funzionalità, in qualche modo, a cui lo Stage and Job ha accesso. Che è comune, tra l'altro, a tutti i casi, sarebbe comune a tutti i casi d'uso. Per quello che non la metto in un caso d'uso, in un altro, perché altrimenti sarebbe ripetuto quel mockup, n volte. Ok, queste cose sono selezionabili da parte del,
Quindi possiamo mettere, che ne so, a fianco di ciascuno, mi pare che si faccia così, una casellina in cui lui possa selezionare, oppure un link, una voce seleziona, un bottone, avrebbe più senso forse un bottone qua, sì, fatemi togliere questi che non hanno senso. Il problema è che non so come fare, a matita lo saprei fare, non so qua come fare a mettere un bottone dentro una tabella. Scusa? Parentesi o parentesi? Voglio un radio button però. Io voglio un bottone come questo. Oppure un link. Cioè parentesi o parentesi fa questo. A parte che ti fa questo. Ah. Vai via. Te lo scrive così. No, no, per quello... Sarebbe aperta e chiusa parentesi di fare radio button. Senza logo in mezzo. Ma togli. No, adesso me l'ha fatto. L'aveva messo con una casella a parte. Ci vuole la virgola davanti. Però questa... Allora, uno potrebbe... Facciamo un discorso fino in fondo. Se riesco a togliere dalle... Questa cosa. Una modalità potrebbe essere questa. Poi perché questa non mi piace? Un attimo solo che... Ok, vabbè, adesso non me l'ha fatta, forse perché mi sono stato di troppo. C'è una modalità per scegliere una voce da un elenco. E mettere a fianco di ogni voce un radio button per cui l'utente deve, per scegliere una voce, selezionare la voce stessa e poi cliccare su un bottone di conferma. È una modalità che non si usa molto. Se vogliamo la usiamo quando vogliamo proprio essere sicuri che la voce è scelta, che separare la scelta della voce dalla conferma che ho scelto quella. È molto più rapido mettere a fianco di ogni voce o rendere ciascuna voce stessa un link, no? Per cui l'utente, se vuole scegliere questo, clicca qua e automaticamente lo sceglie. Sì, si è sottolineato, è chiaro che siamo lì. Quindi, questo è un modo non molto moderno di fare questa interfaccia. L'altro modo è quello invece di non aggiungere nulla. Le interfacce moderne sono più di tipo minimalista, nel senso che lasciano che gli elementi stessi parlino e si possa agire gli elementi stessi, e quindi la disegnerei sotto forma di link, cosa che però qua non riesco a fare, le singole voci della tabella, quindi l'utente clicca su una singola voce. Quindi immaginate che queste siano, non lo so fare, siano sottolineate. Non so se basta fare così, bisognerebbe andare a... No, non lo metto in corsivo. Ok, quindi l'utente clicca su una di queste voci . Ricordiamoci cosa diceva il caso d'uso. Il sistema mostra l'elenco delle richieste in attesa di valutazione. Questo è sicuramente un elenco, queste sono sicuramente richieste. Delle richieste abbiamo scelto quali dati mostrare. Dati relativi alle richieste possono essere dati della richiesta, dell'oggetto richiesta stesso, come ad esempio appunto la data, ma oppure informazioni correlate in modo univoco alla richiesta. No? Sia lo studente che la proposta che l'azienda, se seguiamo le relazioni vediamo che c'è una cardinalità 1, quindi sono informazioni univoche e possiamo tranquillamente, diciamo, trattarle come attributi, anche se indiretti, della richiesta stessa. Salviamo sta roba, gli diamo un nome, passi 2, 3, elenco delle richieste. E poi ci serve un nuovo mockup . Possiamo clonare questo solo per rapidità,
in cui vediamo invece il dettaglio della richiesta da provare. Passi 4-5, cosa dicono? Il sistema mostra le informazioni della richiesta, quella selezionata nella pagina precedente, e quelle relative alla carriera dello studente. Quindi è una pagina che rischia di essere un po' piena, nel senso che avrà molte informazioni dentro, va bene, tanto è una pagina di dettaglio, l'abbiamo scelta apposta. E poi può permettere, quindi in fondo alla pagina ci saranno, direi, due bottoni, uno con scritto approva e l'altro con scritto rifiuta. Quindi noi andiamo sicuramente a riportare nella pagina le informazioni salienti della richiesta, tipo la data, la descrizione, il titolo, l'azienda, eccetera, eccetera. Per esempio, ci metto un'altra tabella di nuovo, senza titoli, in cui ci metto la data, abbiamo detto che era 17/01/2013-14. C'era l'azienda, che era la ABCD SRL. L'argomento o il titolo era ottimizzazione logistica. La descrizione, qui la posso mettere, una lingua particolarmente straniera. Queste sono le informazioni sulla richiesta, cosa possiamo aggiungere sulla richiesta. Poi lo studente lo mettiamo a parte. Eventualmente tutto l'aziendale, l'unica altra informazione che abbiamo. Cinque palline con la prima. Dobbiamo dire che non ci sono i titoli. Okay. E poi invece abbiamo, questo se vogliamo, un banner che ci ricorda la richiesta, e poi abbiamo tutte le informazioni sullo studente, che possono essere, noi non le abbiamo dettagliate finora, ma sicuramente possiamo mettere, che ne so, lo studente richiedente, mettiamo un titolo intermedio di una dimensione un pochino più piccola, e sullo studente richiedente andiamo a dare le informazioni, che è ad esempio che ne so, la matricola S123456, si chiama Rossi Mario, possiamo aggiungere altre informazioni, potrebbero essere iscritto ad ingegneria gestionale TL8, è scritto alla laurea, non laurea magistrale, di ingegneria gestionale, poi si dice per la terza volta,
Sapete che non si dice al terzo anno, se siete studenti non dice che voi siete studenti al secondo, al terzo, al primo, al quarto anno, ma dice sei iscritto per la prima volta, per la seconda, per la terza, per la quarta. No. Perché nel vostro, quando avete un carico didattico misto, che ha corsi del secondo e del terzo anno mescolati, non si può dire se siete al secondo o al terzo anno di studi, del corso o del piano di studi. Si devono inventare dei nomi strani per far quadrare le cose. Dopodiché possiamo dire che la media degli esami è di 28,8, già che inventiamo numero di crediti è di 160, siamo la triennale qua, è un po' di formazione di questo genere. Adesso qui ho messo a titolo di esempio, proprio perché non abbiamo modellato nel nostro modello le informazioni sullo studente, sulla sua carriera, e soprattutto i requisiti non ci specificavano quale doveva essere il criterio di accettazione. Quindi informazioni che permettono allo stage job di valutare sulla base delle regole che avranno, che se dovessimo progettare per davvero questo sistema dovremmo informarci su quali siano queste regole. Andiamo, dammi una copia del regolamento dal quale emerga quali sono le informazioni di cui hai bisogno. Sì, sì. L'altra sono informazioni visualizzate con cui non è necessario interagire, quindi non si può, diciamo, rendere in vari modi, è semplicemente una parte che l'operatore deve leggere. In realtà, se penso al caso reale, è più complicato, perché ogni corso di studi, sulla base del suo regolamento, può avere dei criteri diversi per la selezione dei tirocini. Perché tu a un certo punto hai la persona che stage in job e dice, ma guarda, tu con questi crediti, con questa media, se fai ingegneria tal dei tali puoi accedere al tirocinio, se invece fai l'altra non puoi accedere. Ma questa è un'informazione che potrebbe essere esula da quello che stiamo facendo. Potrebbe essere codificata nel sistema informativo, per evitare, diciamo così, all'impiegato dello stage and job di doversi ricordare a memoria tutte le varie cavilli, eccetera. No? E quindi uno potrebbe pensare, se questo fosse stato specificato, di inserire qui già una sorta di prevalutazione del sistema, del tipo rispetta o non rispetta i criteri del corso di laurea in cui questa persona è stata inserita e si è iscritta. E quindi avere il confronto di questi valori con le soglie che sono state decise dal collegio di studi. E in questo caso di tutto questo non se ne parla, quindi io qua non lo inserisco ovviamente. Però andrebbe a cambiare tutto dal modello concettuale, perché dovrei aver messo dentro il corso di laurea, i criteri del corso di laurea, eccetera, eccetera, e fino anche i mock-up, i casi d'uso. No, magari l'approvazione ci vuole comunque, un umano che mette la firma, non è un'approvazione automatica, ma quasi mai, e corrisponde alla firma, tu consegni un modulo, sei sicuro che te lo accetti, perché magari il sistema informativo non ti fa neanche far domanda, ecco. Però comunque qualcuno che lo riceve ne prende atto che tu non abbia scritto viva la Fiorentina, ma abbia scritto i dati veri sul modulo, sì. Ok, alla fine abbiamo detto che il vero lavoro dell'impiegato sarà leggere lo stage and job, sarà accetta oppure rifiuta la proposta. E questi sono i due modi per terminare il caso d'uso. Ovviamente, poiché il mock-up è uno, deve
comprendere tutte le alternative previste dal caso d'uso. Cioè, dal caso d'uso dice può accettare, può rifiutare, l'ho fatto due cammini diversi, e il MoCA mi deve, deve permettere all'utente di poter prendere questi cammini diversi. Dimmi. No, non c'è ancora. No, 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 no. Il processo specifica che il tutore accademico viene identificato dopo l'accettazione della proposta. Quindi in questo momento non lo conosciamo ancora. Conferma di cosa? C'è un'altra videata in cui ci sia scritto hai accettato. Ma no, nel senso che io mi aspetto, non siamo più negli anni 90, quindi l'utente si aspetta che dopo che ha cliccato accetta ritorni su questa videata con quella voce in meno. O se non ci sono più voci ritorni direttamente al menu principale del sito, all'home page del sito. Se le videate intermedie su scritto l'operazione richiesta è stata effettuata, cioè voi quando mandate una mail con un sistema di webmail, quando fate invia, non vi compare una videata con scritto la mail è stata inviata e devi cliccare ok. Non più. Dico, negli anni 90 sì, la prassi era quella, adesso ci sono altre meccaniche. Ad esempio in quel caso della mail magari c'è un indicatore di progresso che ti sta dicendo lo sto inviando, ho finito di inviarla, ma non devi dare la conferma di aver letto la conferma. L'unica eccezione, ma in quel caso non è solamente un ok, è se l'operazione rischia di essere pericolosa, allora prevedo una conferma ulteriore. Sei proprio sicuro? Ma non sicuramente in questo caso. Sapendo che dal punto di vista della usabilità dell'interfaccia utente, in ogni caso anche la videata sei proprio sicuro, di solito non serve a niente. Perché quando l'utente sa già che c'è, si predispone già mentalmente, so che quando clicco accetta dovrò subito dopo cliccare su ok. E per quella volta invece in cui ho sbagliato, vedete che me ne accorgo dopo aver dato già la conferma definitiva. Perché in quel momento non sto leggendo la domanda e ponderando la domanda. So che devo farlo e lo faccio in automatico. Per cui le linee guida sull'interfaccia in questi casi dicono è inutile, diciamo così, appesantire il lavoro del 95% delle operazioni che avvengono correttamente nella speranza di catturare un errore che si verifica nel 5% dei casi e che comunque non riesce a catturarlo perché l'utente clicca in automatico. È sempre meglio in questi casi dare la possibilità di fare l'undo. Cioè ho appena fatto una cosa, mannaggia ho sbagliato, annulla. Quindi subito dopo, se volessi fare questo, se questa fosse un'operazione pericolosa, subito dopo aver premuto accetta, torno all'inizio e magari nella pagina iniziale, qua mi compare un messaggino che mi dice richiesta accettata e poi ti dà un link, un bottone per dire se vuoi annullare annullala, annulla l'operazione che hai appena fatto. E quindi è un modo che non è invasivo nel caso normale, quindi quando faccio l'operazione senza errori non mi dà carico in più, non mi obbliga a fare qualche cosa, ma mi dà comunque il modo di, diciamo così, non portare avanti delle operazioni sbagliate, ma nel momento in cui me ne sono accorto. Perché di solito me ne accorgo un momento dopo. Se pensate come lavorano magari usando Gmail sul cellulare, funziona così. Quando tu archivi una mail, la cancelli, eccetera, ti viene una notifica in fondo che dice mail archiviata oppure cancellata e per un secondo, due secondi, per quanto rimane la notifica sotto, puoi premere annulla e te lo riporti indietro. Ma non ti chiede quando lo cancelli, sei sicuro di cancellare, ormai queste cose non esistono più. Né ti dà una videata con su scritto email cancellata, clicca oppure butta via la notifica per non andare via. Sono passaggi che appesantiscono e non danno in realtà una vera sicurezza in più.
Ok. Quindi questo era un caso semplice, perché il caso d'uso era semplice. Allora, per quanto riguarda invece l'ultima domanda, parlava dei KPI più rilevanti per la valutazione del processo. Adesso poi noi all'esame cercheremo di essere anche un pochino più specifici, perché per la valutazione del processo uno la può prendere da tanti punti di vista diversi, no? Allora cercheremo di essere un pochino più specifici, già in questo caso ad esempio potremmo dire per la valutazione del processo con riferimento, non so, ai tempi di risposta, oppure alla velocità di attivazione dei tirocini, cose di questo genere. Quindi mettiamo già il focus su alcuni aspetti, alcune, diciamo così, parti del processo che non sia il processo nel suo complesso. Ma qui dobbiamo, per far questo, dobbiamo tornare indietro un attimo e chiederci, metterci un pochino più dal punto di vista dello stakeholder, quindi vediamo la cosa nel suo insieme, e mi chiedo quali sono le misure che posso estrarre e che mi possono dire quanto questo processo sta funzionando bene dal punto di vista dell'efficienza, dal punto di vista dell'efficacia, dal punto di vista dei costi, delle risorse, dal punto di vista degli errori, dal punto di vista dei malfunzionamenti, eccetera. Quindi io qua ci vedo degli elementi che sono molto facili da misurare, che sono relativi all'uscita. Cioè, questo processo normalmente è un processo sequenziale, quasi sequenziale, lineare, che si concentra ovviamente sull'esecuzione del tirocinio. E una prima misura direi che la quante volte il processo viene attivato e non accettato. È una quantità che mi interessa. Vedendo il processo a questa distanza, la prima cosa che mi attira la mia attenzione è questa. La seconda, ragionando, cerchiamo di ragionare da stakeholder, no? Cioè, quando è che funziona bene? Beh, quando non ho false partenze, e poi io qua alla fine ho un voto registrato. Allora, una cosa che mi interessa sicuramente è che tutti siano soddisfatti. Qui devono essere soddisfatti almeno in tre: lo studente, il tutore accademico e il tutore aziendale. Allora, sicuramente dei KPI dobbiamo tirarli fuori sul livello di soddisfazione. Il livello di soddisfazione dello studente lo misuro in parte dal questionario di valutazione che lo studente stesso compila e in parte dal voto che prende. In realtà il voto che viene segnato, sì, chiaro, il voto è più alto, lo studente è più soddisfatto, il voto più che altro forse misura anche la soddisfazione del tutore accademico, che è colui che decide il voto. Dimmi. Ma se c'è il voto con il sistema informativo? Cioè, se il KPI misura il processo, non il sistema informativo. Il processo è una key performance indicator del processo dei tirocini. Io organizzo tutto un meccanismo per gestire i tirocini, se mi accorgo alla fine che i tutori aziendali non sono d'accordo, gli studenti abbandonano metà, litigano con l'azienda, eccetera, è il processo che non funziona. Devo cambiare il processo, vuol dire che il processo lascia passare i tirocini. Qui ad esempio, in questo processo non c'è nessuna verifica sui tirocini che vengono proposti dall'azienda. Non c'è nessuna verifica sul lavoro che la persona va a fare in azienda, sulla serietà dell'azienda. In questo processo non è prevista. Allora, quando io vado ho fatto un processo, mi aspetto che questo processo faccia funzionare le cose bene. Quindi non sto misurando il sistema informativo, che KPI misura il processo nel suo complesso. Quindi il processo visto dal Visto dagli stakeholder. Per cui magari mi accorgo che se c'è qualcosa che non va, devo intervenire.
intervenire puntualmente su quell'azienda, intervenire sul processo. Quindi i KPI servono per capire, per darmi lo strumento per capire se qualcosa non va, oppure se tutto va bene, oppure se tutto sta migliorando, oppure se... Quindi io lavorerei su due aree, macro aree, poi non so se... La prima area è i volumi, cioè quanti tirocini vengono approvati. La seconda area è la soddisfazione, la qualità del risultato. Sul resto, sui tempi, non c'è molto da dire probabilmente. O probabilmente sarebbero i KPI, ma meno importanti, perché il grosso del tempo è qua dentro, lo svolgimento del tirocinio. Non ci posso far nulla, sono 300 ore concordate dallo studente e l'azienda, se loro concordano di fare 4 ore al giorno anziché 8, a me va bene lo stesso. E gli altri processi in realtà si svolgono in tempo molto... Vabbè, potrebbe esserci il tutor che è lento a rispondere, posso andare a misurarlo, ma non mi sembra che sia, no, uno dei fattori principali, dovendone scegliere tre principali, il tempo di risposta del tutor accademico nel dare il voto. Potrebbe essere, ma questo più per esperienza, critica questa fase qui, adesso non si legge, ma qui c'era scritto che lo studente deve trovare tutor accademico. So che molti spesso hanno dei problemi, no? Con uno, con l'altro, poi... devono iterare, alla fine finiscono sempre sugli stessi che hanno 200 tirocinanti. Quindi se dovessi scegliere il terzo elemento da valutare, sceglierei quel terzo. Ah, quindi adesso poi dobbiamo formalizzarli, però le aree su cui io mi concentrerei pensando al processo, pensando a quali sono le cose che permettono di farlo andare bene o male, è: il tirocinio è andato bene? Funziona il meccanismo? Le aziende e gli studenti sono soddisfatti di quello che viene fatto? Due, è un meccanismo che viene utilizzato? I volumi, quanti vengono fatti, quanti ne vengono accettati, approvati? Terzo, più nel dettaglio, ma perché magari ho avuto esperienza che questa può essere una criticità, la scelta, il meccanismo per cui lo studente deve trovarsi da solo, il tutore accademico, funziona o no? Allora, questi sono orientamenti, indicazioni, cerchiamo di trasformarle in indicatori. Quindi prendiamo un altro foglio bianco. Di gestione dei tirocini. Quindi abbiamo detto il primo. La prima area che ci viene in mente, questo non è ancora il KPI, non è ancora un indicatore, ma l'area in cui diciamo è valutiamo i volumi di tirocini svolti. Il secondo punto è, quindi di anno in anno stiamo crescendo, stiamo diminuendo, eccetera. Il secondo è valutiamo il buon esito del tirocini attraverso la soddisfazione degli enti coinvolti, e il terzo, abbiamo detto, è valutiamo o misuriamo l'eventuale criticità della scelta del tutore accademico. Allora, questo è il senso che vogliamo dare. Il numero. Allora, se io dico dammi un indicatore che mi permetta di valutare i volumi di tirocini svolti, il più semplice è semplicemente il numero, il conteggio dei tirocini. Dove li conto? Qui, quando parte o quando viene approvato.
Qui c'è quella della tela, definizione delle date e poi il tirocinio inizio. Posso misurare i tirocini iniziati o i tirocini terminati. In questo processo non è previsto che un tirocinio muoia a metà. Purtroppo alcune volte succede, per fortuna sono rare. Ma questo processo non lo modella, quindi misurarlo qui o misurarlo sotto è solo una questione di tempo, non è una questione di numero. Quindi possiamo misurare il numero, conteggio del numero di tirocini attivati, in che intervallo di tempo? E possiamo ragionare a calendario fisso o a calendario mobile. Possiamo dire nell'ultimo anno accademico, se vogliamo avere un dato all'anno, e quindi vuol dire che adesso avremo l'indicatore che è relativo all'anno accademico 2012-2013, tutti i tirocini che sono stati attivati fino a settembre 2013. Il dato del 2013-2014 ce l'avremo a ottobre 2014 e lo potremo confrontare col dato del 2012-2013. Anno per anno. Non ha senso avere una misura che sia ancora confrontabile su intervalli di tempo minori, in questo caso. Sarebbe comodo vedere il fenomeno, tra virgolette, in tempo reale, ma il fatto che a luglio si attivino meno tirocini che a maggio è normale. Maggio del terzo anno è normalmente, ma aprile, maggio, cioè a marzo inizia il secondo semestre, ad aprile partono i tirocini. Gennaio partono molto pochi. Quindi andare a confrontare un mese col mese successivo serve a poco. Servirebbe andare a confrontare col mese corrispondente dell'anno prima. Ma il dato principale ce l'abbiamo a livello annuale, perché il trend è un trend con una periodicità annuale. Ogni anno arriva un'infornata di studenti nuovi, vediamo cosa fanno, vediamo quanti servono. Quindi potrebbe essere il conteggio di numeri di tirocini attivati nell'anno accademico precedente. Se lo vado a vedere oggi, vedo quello dell'anno accademico precedente, beh, ovviamente anche tutti gli storici, di quelli ancora più. Questo è un indicatore proprio di massima. E questo è un volume. Abbiamo detto valutiamo volumi, questo è un volume. Diverso sarebbe valutare il numero di tirocini attivati fratto, diviso, il numero di studenti iscritti. Perché io posso avere una diminuzione nel numero di tirocini dovuta alla diminuzione del numero di iscritti. Cioè l'iscrizione al primo anno, come sapete, oscillano anche del 20% da un anno all'altro, infatti è sempre un casino prevedere e pianificare. Quindi quell'onda del 20% sul primo anno, due anni dopo si ripercuote sul terzo anno. Allora uno dice, ma perché quest'anno abbiamo avuto 10% di tirocini in meno? Guarda, hai meno studenti. Allora dipende di cosa vogliamo misurare. Se qui parlavamo di volumi, va benissimo questa misura. Se volessimo invece parlare di accesso al tirocinio, allora dovremmo rapportare il numero di tirocini attivati rispetto al numero di studenti che potenzialmente avrebbero potuto attivare. Ma sarebbe un altro indicatore, non più di volume, ma di penetrazione, se vogliamo. Tra l'altro, se parlassimo di penetrazione, dovremmo dividere assolutamente percorso di studi. E adesso con il nuovo ordinamento si stanno uniformando le cose, ma fino all'altro ieri c'erano alcuni corsi di studi come il vostro, in cui il tirocinio era obbligatorio, come anche quelli di ingegneria del cinema, altri corsi di studio invece in cui il tirocinio non era obbligatorio e veniva scelto dal 5% neanche delle persone. Quindi in quel caso andava proprio disaggregato. Ok, allora questo qui è un indicatore che è definito, direi, in modo non ambiguo. No? Non ci vedo. È un conteggio, un numero assoluto,
è un numero che viene generato una volta all'anno sulla base di dati che posso ricavare facilmente dal sistema informativo. Perché il sistema informativo sa questa cosa. Quindi il dato deve essere misurabile innanzitutto e poi deve essere definito in modo non ambiguo e su un intervallo di tempo esplicito. Il buon esito dei tirocini, questo qua è un pochino più difficile, nel senso che mi vengono in mente tanti modi di misurarlo. Perché qua parla della soddisfazione degli enti coinvolti, ma la soddisfazione dell'azienda magari non coincide con quella dello studente. Noi ne abbiamo solamente tre da giocare, quindi dobbiamo sceglierne uno, quello che ci sembra più importante. Potremmo definire, potendoci giocare un indicatore solo, se io ne avessi la libertà di definire due o tre, definirei un indicatore di soddisfazione delle aziende definito come la percentuale dei tirocini conclusi presso questa azienda che, per i quali il questionario di valutazione abbia avuto delle risposte maggiori del 70% o di una scala da 0-100, da 0-10, dipende come è fatto il questionario. E poi una cosa analoga per gli studenti, il percentuale di tirocini che gli studenti hanno valutato in modo positivo. Sarebbe sbagliato, concettualmente, statisticamente, dire la soddisfazione delle aziende è uguale alla media delle risposte che hanno dato nel questionario. Cioè, supponiamo che nel questionario ci sia una domanda del tipo siete stati soddisfatti? E lui deve scegliere una scala da 1 a 4. Per niente, poco, un pochino, molto. Allora c'è l'azienda che risponde 1, l'azienda che risponde 3, l'azienda che risponde 4, eccetera, eccetera. Fare la media di questi valori non ha significato. È una scala ordinale, sono valori per cui sappiamo che poco è maggiore di per nulla. Ma se per nulla lo rappresento con 1 e poco lo rappresento con 2, non vuol dire che poco sia il doppio di per nulla solo per il fatto che 2 è il doppio di 1. Io in quella scala indico 1, 2, 3, 4 per comodità. Potrei indicare 7, 99, 3 miliardi e 12 milioni di miliardi. Sono rappresentazioni numeriche su cui si mappa una scala ordinale di valori che non è una scala numerica. Poi si fa sempre, se voi andate a vedere le statistiche del CPD dei vostri questionari, ciò che vedo io è la media delle risposte alla domanda 3. Sì, ma non mi dà nulla, no? Mi interessa magari avere la distribuzione delle risposte. Cioè, quanti studenti hanno risposto 1, quanti studenti hanno risposto 2, quanti studenti hanno risposto 3? Cioè, capite che se io so che la media delle mie risposte da 1 a 4 è 2,5, non mi dice se i miei studenti sono, per dire, hanno risposto tutti 2 e 3, quindi più o meno soddisfatti, oppure metà studente ha risposto 1, fai schifo, e l'altra metà ha risposto 4, c'è il massimo. Cambia l'informazione. Se io faccio una media di queste cose, butto via questa informazione. Allora, quando si parla di soddisfazione, bisogna sempre andare a estrarre, definiamo quali sono le aziende soddisfatte. L'azienda soddisfatta è quella che ha risposto 3 o 4, tanto o tantissimo. E vediamo qual è la percentuale delle aziende che ha risposto 3 o 4. È statisticamente diverso il lavoro che stiamo facendo. Non stiamo mettendo insieme dei numeri che sono le risposte al questionario che non ha senso mettere insieme dal punto di vista aritmetico. Ma stiamo prendendo uno per uno le aziende e diciamo tu, sulla base di come hai risposto, sei soddisfatto o no? È chiaro che lì devo tagliare, devo definire delle soglie. E poi vado a contare sulle aziende quante hanno dichiarato di essere soddisfatte. Allora a questo punto ho un conteggio di entità che ha senso fare. Entità che soddisfano un certo criterio di
soddisfacimento. Sarebbe sbagliato, proprio statisticamente, mettere un indicatore del tipo, appunto, la media dei giudizi. È facile da calcolare, eh? Excel te lo fa, però non vuol dire che abbia un significato, perché se tu cambi la scala, ti cambia il valore, ti cambia la percezione di tutto. Quindi ricordiamoci sempre, quando le scale sono numeriche, tipo i voti dell'esame, ha senso fare la media, ma le risposte a un questionario di valutazione non ha senso trattarle in modo numerico. Quindi in questo caso io direi, definendo azienda soddisfatta, l'azienda che ha risposto diciamo che la scala potrebbe essere per nulla, poco, molto e moltissimo, o moltissimo, alla domanda, che ne so, domanda 3 o domanda 4, mi è uscito un 4, la vostra azienda è soddisfatta del tirocinio? No, definiamo così questa azienda. E allora a questo punto possiamo dire che il conteggio, la percentuale, scusate, percentuale del, non del numero di aziende, del numero di tirocini. In realtà questa domanda, sì, ho sbagliato a definire azienda soddisfatta, dovrebbe essere azienda soddisfatta del tirocinio. Perché l'azienda magari ha attivato 10 tirocini, di 2 è soddisfatta, di 8 no. Quindi bisogna essere pignoli in queste cose, come in tutto, per poter definire un indicatore, no? Percentuale del numero di tirocini conclusi per i quali l'azienda sia soddisfatta del tirocinio. Dico, valutata nell'ultimo anno accademico, nell'anno accademico precedente. Allora, percentuale è una frazione. Se vado alla soddisfazione, la soddisfazione voglio che sia indipendente dai volumi. Non può essere un indicatore che se i volumi sono doppi tende a crescere e se i volumi si riducono tende a diminuire. Che c'entra? La soddisfazione in qualche modo vorrà rapportarla al denominatore, alla quantità. Quindi ho una frazione con al numeratore il numero di tirocini conclusi con soddisfazione da parte dell'azienda. Al denominatore ho il numero di tirocini conclusi, purché sia, tutti. Quindi è una frazione questa, di cui il numeratore è un sottoinsieme del denominatore. Conto un sottoinsieme del denominatore. Lo conto facendo riferimento all'anno accademico precedente, quindi un intervallo temporale ben definito, la data di fine del tirocinio è compresa tra il 1 settembre 2012 e il 31 agosto o ottobre, se non so quanto sia la data, non ricordo mai quale sia la data effettiva di cambio anno, e al numeratore conto il numero di aziende, il numero non di aziende, di tirocini conclusi sul cui questionario di valutazione l'azienda abbia risposto a quella domanda in quel modo. In questo modo mi svincolo da quante domande ci sono. Se domani aggiungessi delle nuove domande al questionario, non mi modifica l'indicatore, perché se facessi invece una media di tutte le domande sarebbe suscettibile anche di questo.
In generale, quando uno parla di media, siate sempre sospettosi, perché sono pochi i casi in cui ha senso farlo. L'ultimo caso è l'eventuale criticità della scelta del tutore accademico. No, abbiamo scelto di concentrarci su quest'altra dimensione del processo. Allora, come la misuro questa? Sopra, beh, è ovvio che è facile misurarla perché sono tutti i dati che abbiamo nel processo. Qui la scelta del tutore accademico è fuori dal sistema informativo, no? Da un certo punto abbiamo detto lo studente va alla caccia di un tutore accademico. Quando si sono messi d'accordo lo inserisce nel sistema e il tutore accademico approva. Se poi lui o lei fatica terribilmente a trovare un tutore accademico, io come faccio a vederlo qui? L'unica cosa che posso, non posso, perché è un processo non gestito. L'unica cosa che posso fare è andare a valutare i tempi. Cioè, se è una cosa che va liscia, probabilmente in una settimana deve trovarlo. Se vedo che ci mette 3 settimane, allora posso andare a valutare il tempo che intercorre tra l'approvazione della richiesta e l'inserimento del tutore accademico. Quindi tra quando entro e quando esco da questo blocco. Qual è il tempo di permanenza all'interno di questa fase del processo, di questa attività del processo? Non mi soddisfa, come indicatore. Mi piacerebbe chiedere a quanti hai dovuto provare, quanti ti hanno detto di no, quanti non ti hanno risposto. Ma non ce li ho questi dati. O modifico il processo, lo arricchisco, se no su questo processo non li ho i dati. Potrei chiederlo qua sotto, nel questionario di valutazione dello studente. Però voi vi ricordate, a distanza di 4 mesi, 5, quando avete fatto tutt'altro in mezzo, se quel tutore lì vi ha risposto subito, sì, magari alcune volte le esperienze negative si ricordano, quelle invece non troppo negative no, quindi diventa il momento sbagliato forse in cui chiedere quella domanda. Chi se frega, ormai ho concluso il tirocinio, non andiamo più a rimangare queste cose, no? Quindi o si decide di far gestire al sistema informativo anche questa fase di scelta, che però diventa molto. Uno potrebbe dire, beh, facciamo in modo che il sistema informativo aiuti lo studente a scegliere il tutore. Per cui anziché contattarlo privatamente, lo studente. Attraverso il sistema informativo dice chiedi al professor Tal dei Tali e il professore risponde sì no sul sistema informativo e quindi ritengo traccia di quanti no ci sono, di quali sono i tempi di risposta dei docenti o cose del genere, che è un po', oltre al fatto che è spersonalizzante, è un po' difficile. Ad esempio, uno dei criteri per cui io decido di seguire o no un tirocinio è se ci capisco qualcosa o meno del lavoro che il ragazzo deve andare a fare. Perché se non ci capisco niente è inutile che metta la firma e basta. No, non sono neanche poi in grado di leggere la monografia, perché parla di cose, che ne so, di finanza, di cui non capisco niente. E tante volte dal titolo della descrizione del tirocinio non si capisce, perché sono molto generici. Allora, devi parlare con la persona e dici, senti, ma là cosa ti hanno proposto di fare? Questo, questo, quest'altro. Ah sì, bello, interessante, no, non mi interessa. Chiedi a quello là perché secondo me ci capisci di più. È poi così la cosa, nella realtà. Quindi formalizzare troppo questo non mi sembrerebbe una buona idea. Poi magari lo fanno l'anno prossimo. Quindi, l'unica cosa che ci rimane da fare è il tempo. L'unica cosa che possiamo facilmente misurare è il tempo e poi farci venire delle buone idee su come modificare il processo. Quindi l'eventuale criticità dell'assenza del tutore accademico possiamo misurare il valore. Allora, anche qua abbiamo due scelte possibili.
Ciò su cui possiamo lavorare è il tempo intercorso tra la richiesta, tra l'approvazione, scusate, della richiesta di tirocinio e l'inserimento del nome del tutore accademico. Questo non è ancora un indicatore, eh? È ciò che è la misura che possiamo fare nel sistema informativo. È il dato grezzo che riusciamo ad estrarre. Su questo è una misura relativa a un singolo, ciascun tirocinio. Da questa misura, dall'insieme di queste misure, dobbiamo definire l'indicatore. Allora, lo possiamo definire in due modi. Chiamiamo t uguale, lo definiamo così. Potremmo definire il valore medio di t nell'anno accademico precedente oppure potremmo definire, io su questi due sono quasi equi, l'altro potrebbe essere la percentuale dei tirocini nei quali t è maggiore di una settimana. Sono due modi, no, di andare a definire un indicatore sulla base di queste misure. Uno è una misura puramente aggregata. Fammi vedere il tempo medio. Quindi in un caso ci vuole 3 giorni, in un altro 7 giorni, in un altro ci vuole 1 mese, facciamo la media di sta roba. Una media è facile da calcolare, facile da comprendere, ha il vantaggio che tende a nascondere i casi particolari. Se ho pochi casi totalmente fuori, non li vedo, sono annacquati. Come chi ha tutti i 28 sul libretto e 2 18, poi 2 18 lì, nella media può averli o non averli, può metterli, toglierli, cambiarli, non cambia nulla. No? Sì. Pochi elementi fuori dal valore medio di tutti gli altri non spostano la media. L'altro modo potrebbe essere questo. Definiamo o facciamoci un'idea di quello che per noi sembra un tempo di risposta normale e andiamo a contare quanti sono non normali, dando un approccio analogo a quello che abbiamo definito. Qui dipende da che cosa vogliamo evidenziare. In questo caso però è un caso in cui il valore medio ha significato, perché la misura è una misura effettivamente numerica, il numero di giorni che sono intercorsi, e quindi ha senso trattarla in senso numerico. Quindi mentre prima fare la media delle valutazioni non aveva significato, qui ha significato. Chiaro che se propongo di fare il valore medio, se propongo di misurare la percentuale di anomalie, ottengo due cose diverse, due visioni diverse di questo processo. Ma in questo caso entrambe avrebbero senso. Oh, è ovvio che qui ho fatto queste scelte perché ho fatto un ragionamento e ho detto queste mi sembrano le cose più importanti. Forse tra i vari esercizi che capitano all'esame è quello su cui c'è la maggiore arbitrarietà dal punto di vista vostro. Sono una serie di scelte, dico, ma per me è importante qualche cos'altro. Ci poteva stare. Ok? Ci vediamo in aula all'esame. Grazie.